messo sul tema dell'APE. Noi gli diciamo allora che l'APE volontaria era una forma di prestito bancario che non avrebbe avuto nessuna rispondenza con la condizione concreta delle persone, e determiniamo invece una soluzione che era in parte una soluzione assistenziale con l'APE social, cioè la possibilità per le persone che erano in condizione di disagio di accedere. Ma se poi lo spettacolo è che il 60% delle domande vengono respinte, vuol dire che non c'era un'idea di almeno dare risposta al disagio, c'era in realtà l'idea di cavarsi via un problema e di non rispondere al problema che invece c'era concretamente per i disoccupati e per quelli che erano in difficoltà. E non è un caso che nelle domande respinte tante riguardino anche i precoci, perché lì c'è esattamente quell'idea che non ci deve essere più l'anzianità, ma ci deve essere semplicemente la rincorsa verso l'aspettativa di vita. Allora bisogna correggere queste scelte, ma sono anche di monito sul fatto che non si possono fare mille normine che nelle singole situazioni determinano. E poi vorremmo dirgli, quando parliamo di previdenza, che c'è una condizione che si è determinata nel tempo per le pensioni in essere, che è quella che non hanno avuto la rivalutazione, che ci sono stati vari decreti che le hanno bloccate, le sentenze, abbiamo dietro di noi una storia complessa. Bisogna ricostruire il sistema di perequazione, bisogna che anche chi è già in pensione, sapendo che noi non parliamo, che ne dica qualche partito, di pensioni che non finiscono mai dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo un paese che comunque ha tuttora delle pensioni basse, in cui tanta parte delle persone che sono arrivate alla pensione vivono in condizioni di difficoltà, devono avere la certezza del loro sistema di rivalutazione sistematica delle pensioni, quello che chiamiamo sistema di perequazione. Bisogna avere delle norme certe che non possono essere ogni volta sollevate, e lo diciamo a tutti quelli che parlano e spesso sparlano o parlano a sproposito di previdenza. Non siamo mai stati noi quelli che si opponevano all'idea che le pensioni più alte contribuissero per le altre pensioni. Non è mai venuta da noi una difesa del fatto che c'è un sistema che è indubbiamente sperequato, perché c'erano condizioni che permettevano di avere pensioni altissime e una media invece delle pensioni che è tuttora mediamente sotto i 1000 euro. Noi siamo pronti a costruire delle clausole che permettano alle pensioni più alte di contribuire al sistema, non abbiamo nessun dubbio, e anche qui facendolo con norme, però che siano norme lineari, perché quando il presidente dell'INPS racconta che si possono ricalcolare tutte le pensioni in essere, bisogna sapere che non sta penalizzando chi sta bene, sta penalizzando quelli che hanno avuto pochi anni di contributi e le grandi difficoltà del loro lavoro povero, perché è lì che incederebbe il ricalcolo. E allora bisogna smetterla di fare demagogia parlando di chissà quali condizioni di privilegio ci sono in giro, per poi in realtà abbattere la condizione di chi già non sta bene. Ed è per questo che lo diciamo per l'ennesima volta, parlare di previdenza vuol dire sapere di che cosa si parla, perché si parla di un sistema complesso che riguarda la condizione delle persone nell'era della loro fragilità. E poi sono qui tra noi, ovviamente come sempre nelle nostre mobilitazioni sui temi previdenziali, ci sono delle cose che continuano a gridare vendetta. Siamo alla vigilia del 2018 e abbiamo ancora il tema delle salvaguardie per gli esodati, ovvero un tema che andava risolto allora e andava risolto ridefinendo quel ponte tra una legge che cambia il sistema e quelli che sono in mezzo a quel sistema, e ancora non lo si è fatto. Come gli abbiamo detto in tutti gli incontri al governo, bisogna fare la salvaguardia definitiva, ma la salvaguardia definitiva non vuol dire che lasci fuori delle persone, vuol dire che la salvaguardia che permette a tutti di avere una risposta e di chiudere una vicenda vergognosa per il nostro paese e per la condizione delle persone. Così come vorremmo dire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la smettete di appropriarvi dei soldi che sono per le norme previdenziali, vale per molte delle norme che ci sono, vale per la proroga dell'opzione donna, che non è la soluzione migliore del tema, ma se tu hai preso un impegno con le persone, quell'impegno va mantenuto, non puoi cambiargli le norme in corso d'opera. E non può essere che il sistema previdenziale è la cassaforte di qualunque politica vuol fare questo governo. E poi ci dicono, come sempre in questi casi arriva il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dice male Europa,
Guardiamola questa Europa, abbiamo proprio bisogno di detenere l'unico record in Europa, non ce ne abbiamo nessuno di quelli buoni, ma abbiamo quello della più alta età pensionabile, ma era esattamente questo di cui avevamo bisogno, o non avremmo invece bisogno di concorrere in Europa per istruzione, per occupazione, per qualità del lavoro? E se tutti gli grandi paesi europei stanno discutendo del tema previdenziale e non prevedono l'innalzamento domani mattina, forse ci sarà una ragione, oppure improvvisamente i tedeschi non ci piacciono più, ci piacciono sempre quando ci danno i compiti, ma quando loro affrontano diversamente il sistema previdenziale non ci piacciono più, improvvisamente non sono l'esempio e noi dobbiamo essere i primi della classe. Noi vorremmo dirgli che non ci piace essere i primi della classe così, anche perché non vuol dire che noi avremo più lavoro e più lavoro di qualità, vuol dire semplicemente la cosa che sta succedendo, che noi abbiamo innescato una gigantesca concorrenza tra poveri, tra chi è costretto a restare al lavoro, i giovani che non riescono a entrare, chi ha dei contratti che sono dei contratti decenti, quelli che invece i contratti non li riescono a avere. Nella guerra tra i poveri perde il paese perché non ha le potenzialità invece per dare le risposte positive. E questa è la ragione per cui, insieme agli investimenti, insieme al tema dei giovani, insieme al tema della previdenza, noi ne proponiamo altri due. Uno si chiama ammortizzatori sociali. Ci hanno raccontato che adesso avremmo avuto le politiche attive e noi siamo i primi a volerle, non è che ci piace la condizione di attesa del lavoro. Se ci fossero e si determinassero le condizioni per passare direttamente da un posto di lavoro a un altro, noi saremmo i primi ad applaudire. Ma non ci raccontino che con i contratti di ricollocazione, che sono gli stessi 30.000 che ci raccontano da 2 anni, che non hanno ancora determinato delle soluzioni concrete alle persone, in nome di quelli si possono cancellare gli ammortizzatori. Perché la verità è che la costruzione delle norme che hanno fatto è una costruzione per cui a una qualunque impresa conviene licenziare rispetto all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.